Vorrei presentare una realtà aquilana, la nostra azienda Spitecno, è ubicata nel nucleo industriale di Pile, ex Italtel. La nostra azienda sta sviluppando da qualche anno sistemi a risparmio energetico. In questo caso si tratta di sistemi ad illuminazione con tecnologia LED, dove questa tecnologia si rappresenta come un nuovo modo di illuminare perché presenta diversi vantaggi. I principali vantaggi sono il primo, il più importante, il risparmio energetico. Il secondo è una durata del prodotto molto più lunga rispetto ai sistemi attuali e la terza è una migliore visione, nel senso che sono dei sistemi che hanno una resa cromatica migliore e una resa cromatica migliore significa distinguere meglio i colori. È molto importante ovviamente per tutta una serie di attività che va dal commercio alla produzione, insomma dove è necessario vedere meglio. Non ultimo vedere meglio sulle strade. Bene, noi abbiamo sviluppato una serie di prodotti che sono destinati alla strada, a illuminare le strade e una serie di prodotti destinati a illuminare gli interni. In questo caso particolare abbiamo due modelli di sistemi, sono due lampioni stradali con delle caratteristiche più o meno simili e servono a illuminare le diverse tipologie delle strade. Sono delle macchine che si comportano come una semplice lampadina oppure sono macchine che possono essere accese con intensità luminose diverse. Questo perché? Perché laddove la notte, in quei posti dove è possibile diminuire, possiamo diminuire il flusso luminoso e quindi il consumo. Questa tecnologia abbiamo detto che si caratterizza per un forte risparmio energetico. Il risparmio energetico rispetto ai sistemi tradizionali si attesta intorno al 50% in meno. Naturalmente con la caratteristica di essere controllate dall'esterno e quindi diminuire di notte si può ottenere un ulteriore risparmio che si attesta intorno al 15-20%. Possiamo vedere in questo caso come questa macchina può essere accesa in maniera graduale. Ecco, adesso è stata accesa a un livello minimale, però possiamo incrementare progressivamente la luce fino a raggiungere il massimo illuminamento. Quindi questo dovrebbe essere un illuminamento stradale dove queste lenti servono a riprodurre sulla strada un rettangolo e quindi illuminare correttamente la strada. Dicasi per questo modello anche per l'altro modello. Naturalmente nelle ore notturne, laddove è possibile diminuire il flusso luminoso. Ecco, in queste condizioni questo tipo di tecnologia consente un abbattimento dei costi del 70%, nel senso che abbiamo detto che il 50% è la tecnologia e un ulteriore 20% è la metodologia di uso di queste macchine. Questa tipologia di prodotti ovviamente è destinata alla pubblica amministrazione e o alle imprese che sono collegate alla pubblica amministrazione, quindi sono macchine che non si orientano verso i privati, anche se sui privati possono illuminare parcheggi di sedi commerciali, possono illuminare anche alcune parti private, ma generalmente la pubblica amministrazione. Questo è un modello sempre con tecnologia LED destinato a illuminare giardini privati o giardini pubblici o piazze. È un particolare modello moderno. La caratteristica, l'abbiamo detta prima, è il fortissimo risparmio energetico. In questa configurazione sono 45 watt di consumo e anche questo modello può essere remotizzato, nel senso che può essere acceso e spento anche con un sistema a radiofrequenza.
Quello che vediamo adesso è il sistema di telecontrollo Orion View, è il sistema di controllo dell'impianto di illuminazione pubblica. È un sistema basato su pagine web, quindi è come se ci si collegasse direttamente ad internet. Non c'è bisogno di installare alcun software sul nostro computer. E stiamo vedendo in questo momento la rappresentazione su mappa Google della porzione di impianto che vogliamo andare a vedere. Cliccando sul lampione si riescono a vedere i dettagli del singolo lampione, dove sono riportati l'indirizzo, il numero di lampione, le coordinate georeferenziate e tutti i dati di targa del nostro lampione, compreso il modello e il tipo di lampada. Possiamo su questa interfaccia andare anche a modificare la nostra configurazione, andando a modificare gli orari e il valore di dimmer, cioè l'abbassamento di luce che vogliamo dare sui lampioni ad un certo orario. Possiamo inoltre anche andare a monitorare i consumi dell'impianto e a fare anche una previsione, una stima di quanto si consumerà successivamente a delle impostazioni fatte. Potete contattare direttamente Spitecno al numero in sovraimpressione 0862 31 32 99 oppure 0862 19 65 868. Per chiedere maggiori informazioni o preventivi, scrivere a info@spitecno.it. Sarete ricontattati al più presto. Spitecno segue la progettazione e la realizzazione del prodotto direttamente all'Aquila.